Proseguono i controlli a Benevento per verificare il rispetto delle misure di contenimento imposte da governo e regione. Numerose le persone fermate ogni giorno dalla Polizia Municipale, che si prepara ora ad affrontare la cosiddetta fase 2, quando la mobilità si prevede possa pian piano aumentare. Abbiamo diviso la città in 5 zone principali, naturalmente quelle classiche, la zona alta, la zona bassa, la zona di ferrovia, le contrade e poi anche le aree jogging. Naturalmente oggi le possibilità e le motivazioni di spostamento sono aumentate, quindi ci sono alcune attività commerciali che hanno ripreso, così come è consentito da ieri anche la possibilità di muoversi nelle prime ore del mattino, nelle ore serali. In più abbiamo attivato e siamo a buon punto il sistema di videosorveglianza. Questo sarà un supporto importantissimo. Controlli che continueranno anche in settimana nonostante il parziale rallentamento delle misure. Adesso dobbiamo un po' abituarci a quest'idea che ci sarà una mobilità, ma una mobilità controllata e in cui tutti quanti devono esprimere senso di responsabilità e noi comunque saremo presenti sul territorio per vigilare. Responsabilità che sarà dunque ancora più importante in vista della prossima riapertura. Indubbiamente bisognerà vedere cosa il governo consentirà di mettere in attività e in relazione a questo è evidente che si complicano le attività di controllo da parte della Polizia Municipale ma di tutti gli altri organi di sorveglianza. È evidente che dovremo riattivare anche le varie attività, insomma si complicheranno molte le attività in ragione delle molteplici esigenze che ci saranno.